Ragazzi, una piccola riflessione, parlo a bassa voce perché non voglio disturbare qua, stanno praticamente dormendo tutti. Allora, nell'ultima storia ho messo una foto di Nick Walker e di Derek Luxford, palesemente photoshoppate, perché adesso chi è un po' dell'ambiente lo sa, nel mondo del bodybuilding internazionale c'è questa pagina che sta facendo dei video con gli atleti palesemente photoshoppati, ma appositamente in maniera ironica e soprattutto al punto vita, quindi si vede sia Derek che Nick Walker, che non è prettamente conosciuto per la caratteristica del punto vita stretto, avere dei punti vita come quelli che vedete nella foto che ho messo nelle storie. E nella storia scrivo: nel mondo funny, quindi la gente quando vede questa cosa già consapevole, perché balza subito all'occhio che sia Photoshop, sorride, mentre in Italia non si capisce che è Photoshop. Stavo dicendo che invece in Italia si scrivono commenti come: guarda questi americani che fisici, guarda che genetica, loro sì che hanno i muscoli e lo shape, non capendo che sono foto palesemente photoshoppate. E il problema è che, nonostante la mia storia con un chiaro risvolto ironico, anche alla mia storia molta gente del settore che ha come foto profilo, foto sul palco, sta commentando che non sta capendo che cosa voglio trasmettere con questa storia. Quindi non sta capendo l'ironia, e non sta capendo l'ironia perché quando vede la foto non ci vede niente di strano. Questo, ragazzi, è emblematico per farvi capire quanto la vostra poca oggettività vi può confondere le idee quando vedete una foto di un atleta prima di una competizione e poi quando la vedete sul palco. Il fatto che molti di voi non riescano a riconoscere quanto sia palesemente photoshoppata la foto di Nick Walker con quel punto vita vi dovrebbe far capire quanto qualsiasi persona che posta una foto sui social possa, tra virgolette, ingannarvi, facendovi credere di avere un certo tipo di forma, e poi invece quando sale sul palco o le foto non sono fatte da lui e quindi non possono essere modificate, risulta completamente un'altra persona. Già il palco ha delle caratteristiche che stravolgono il tutto, perché il colore e le luci comunque stravolgono. Il fatto che un atleta con il colore abbia meno definizione rispetto a quando non lo ha è normale, perché dicevo che il colore esalta le separazioni e i tagli, ma non la definizione. Quindi, come voi vedete un atleta nella stanza di hotel con quelle foto in controluce con luce naturale che sembra che sia spellato, basta che metta il colore e gli fate una foto con una luce diversa e sembra molto più velato. Dicevo, riflettete bene: se guardando d'impatto questa foto di Nick Walker non siete riusciti a riconoscere, ridendo spontaneamente, che era palesemente Photoshop, pensate quanto potete essere oggettivi nel giudicare la forma di un atleta che non fa neanche magari una modifica così estrema, perché ripeto, questa è una modifica apposta accentuata, perché diciamo la pagina va viaggia su questa forte ironia. Se non riuscite a riconoscere Nick Walker così, pensate quanto vi si può fregare con qualsiasi altro atleta e la sua condizione. Rifletteteci.